Cari amici della community italiana per il governo aperto, sono lieto di aprire per la prima volta da ministro questa sesta edizione della Open Government Week, un appuntamento che, lo ricordavo poc'anzi nell'evento di lancio internazionale di OIGP, ha le sue radici in Italia, per diventare poi una storia di successo che oggi riunisce istituzioni nazionali e locali, organizzazioni della società civile e il pubblico interessato alle tematiche della partecipazione, con oltre 1.300 eventi in 70 paesi dal 2018 ad oggi. Allo stesso tempo, lasciatemi dire che l'edizione di quest'anno della Settimana dell'Amministrazione Aperta è abbastanza unica. Due mesi dopo l'approvazione della nuova strategia quinquennale di OIGP, sulla base di un processo partecipato, che ha potuto contare sul contributo di oltre un migliaio di individui, gruppi, reti, forum e multi-stakeholder, anche dall'Italia. Oggi lanciamo l'Hub nazionale per la partecipazione pubblica, quale piattaforma condivisa con le organizzazioni della società civile. È uno strumento che ci consentirà di essere sempre più efficaci nel quadro d'insieme del nostro quinto piano d'azione nazionale per il governo aperto 2022-2023. Tutto questo secondo un percorso di co-creazione delle politiche con la collaborazione tra tutti gli stakeholders pubblici e privati che sono interessati alle politiche di governo aperto. È una storia di successo che ci viene riconosciuta anche a livello internazionale nel quadro della nostra partecipazione a OIGP. Dopo tre incontri tematici su trasformazione digitale inclusiva, parità di genere e partecipazione giovanile, la settimana dell'amministrazione aperta si concluderà questo venerdì con la plenaria organizzata dal forum multi-stakeholder per il governo aperto, con riflessioni sugli scenari per una strategia futura nazionale per il governo aperto. Ecco, io voglio dire che abbiamo ricevuto il documento del forum multi-stakeholder con possibili aree prioritarie di azione in collaborazione con il Dipartimento di Funzione Pubblica e io penso che siano un'ottima base di partenza per un confronto sui principi fondanti dell'open government. Li voglio ricordare: trasparenza, accountability, partecipazione, integrità e digitalizzazione. Pertanto auguro a tutta la comunità italiana dell'open government buon lavoro e buona settimana dell'amministrazione aperta.